Ciao e benvenuti nel mio canale. Oggi finalmente è arrivato il tanto atteso giorno perché sto per iniziare un nuovo gioco e precisamente sto per cominciare Is It Love Peter che molti di voi stavano aspettando. Giù ovviamente leggerete il titolo che ho scelto io per questo gioco e spero che vi piaccia perché ci ho pensato, non lo so, per almeno un mese prima di decidermi che titolo dare, e alla fine ho appunto optato per My Wistful Vampire, che sarebbe il mio vampiro malinconico e penso che sia perfetto e adatto per il personaggio di Peter e per quello che rappresenta. Vi leggo brevemente la storia che ho trovato quando ho scaricato appunto il suo gioco. Allora, avendo avuto capacità sovrannaturali sin dalla tua infanzia, hai deciso di abbandonare tutto per ottenere delle risposte alla strana università di Mystery Spill. Hai trovato un lavoro e un alloggio al maniero della famiglia Bertoli. In cambio dei tuoi servigi, prendersi cura di Lori, la piccola peste, la sorella più piccola, vivrai con loro. Gli abitanti della città li temono terribilmente. L'ombra malvagia del padre ha pesare su tutti loro. Molti misteri circondano i fratelli Bertoli, ma scoprirai velocemente che l'intera città ha qualcosa da nascondere. Molti a Mystery Spill hanno strani segreti. Comunque un solo abitante è sempre nei tuoi pensieri, scatenando la tua curiosità, e si tratta di Peter, il più misterioso e malinconico dei fratelli Bertoli. Riuscirai a conquistarlo senza metterti in pericolo? Ti confiderai i suoi segreti più oscuri? Speriamo di sì, perché io non vedo l'ora di scoprire la sua storia, del suo personaggio. Mi ha sempre tanto incuriosito lui. Tra l'altro, vi dico subito che per rappresentare Peter, ho scelto ovviamente sempre un coreano, cioè perdonatemi, ma il mio cuore va lì. Alla fine mi sono ritrovata a cadere su di lui e si chiama Kim Dong-han. E non lo so, io appena l'ho visto ho detto no, vabbè, lui tipo non lo so, è perfetto, è Peter in carne ed ossa, è lui. Mi sono ricordata un'altra cosa importantissima prima di cominciare l'avventura. Se voi andate nel menu e cliccate su album, e oltre insomma a tutte le immagini, se scorrete fino alla fine, praticamente c'è un codice che serve ad appadrinare gli amici. Ok? Il mio codice è D966ABE. E praticamente se voi inserite questo codice nel vostro gioco mi aiutate a sbloccare delle immagini inedite del gioco, quindi mi sareste molto di aiuto. Thank you. Ok. Ottimo, solo un'ultima cosa, ok, il nome. Anche qui sono stata tantissimo tempo a pensare a che nome avrei potuto dare al personaggio e alla fine ne ho scelto uno che mi piace tantissimo. E vediamo se riuscite a capire il perché ho scelto questo nome. Sono sicura che tra di voi qualcuno lo saprà. Questo è il nome. Mettiamo ok, convalidiamo. Sei sicura di voler essere chiamata Davina? Assolutamente sì. Adesso devo scegliere anche il cognome e il cognome sarà Claire. Scritto Claire. Quindi ok, convalidiamo. Sei sicura? Sì, sono sicura. Ah, cioccolè, dai, andiamo avanti. Quindi il mio personaggio si chiamerà Davina Claire. Chi ha capito a chi appartiene questo nome? Come per la storia con Drogo, ho scelto Elena Gilbert. Qui, ho scelto Davina Claire, che è il personaggio di The Original, e per favore ditemi che avete visto la serie, perché se non l'avete fatto andatela a vedere, perché proprio come The Vampire Diaries è bellissima e parla ovviamente sempre di streghe, vampiri e licantropi. E quindi niente, per questa storia penso che Davina Claire sia perfetto come nome del personaggio che andremo ad utilizzare, insomma, come protagonista. Andiamo subito avanti. Iniziamo l'avventura? Yes. Eccoci qui al primo capitolo. Non potete capire quanto sto in ansia e già mi sembrerà stranissimo
non flirtare con Drogo in questo gioco, però vabbè. Sono ormai 2 settimane che lavoro come ragazza alla pari per una strana famiglia, i Bertoli. E quanto sono strani! Li definisco strani perché, oltre al fatto che la loro villa sarebbe una location perfetta per un film horror, loro sono particolari. Chissà se la protagonista già sa che loro sono dei vampiri. Boh. Primo, c'è Nicolè, il fratello più grande, il quale si occupa dei fratelli durante l'assenza del loro padre. Sembra provenire direttamente da un altro periodo storico. La sua galanteria, le sue maniere e il suo modo di parlare non hanno nulla in comune con i ragazzi di oggi. Oddio, eccolo qui. Poi c'è Drogo, il fratello più piccolo, una vera bomba sexy. Ah no, ad orologeria. È il tipo che appare come un tifone per dirti qualcosa di cattivo, per poi sparire subito dopo. Noi lo conosciamo bene, Drogo. Oddio, la piccola peste. È fastidioso, orgoglioso e completamente imprevedibile, come la sorellina più piccola, Lori, la bambina di cui mi prendo cura. Sospetto che la piccola stia facendo il possibile per farmi crollare. Chissà, magari tutte le sue tate sono finite al manicomio o morte, non si sa. E poi c'è l'autore di questa melodia inebriante che invade spesso i corridoi della villa, il dolce e malinconico Peter. Sospiro e chiudo gli occhi, godendomi la musica. Peter non abbandona i miei pensieri. Da quando mi sono trasferita dai Bertoli, riesco a pensare solo a lui. È davvero bello e così misterioso. Entrambe. È davvero bello, dai, facciamola. Con i suoi bei capelli neri con riflessi blu, il suo volto dai tratti armoniosi e gli occhi verde smeraldo, non mi lascia indifferente. Tutto il contrario, un vero alieno in questa famiglia. Sembra sempre al di sopra di tutto, come se le cose del nostro mondo non gli interessassero. È come se anche lui provenisse da un altro tempo, da un altro pianeta. Per ora non mi sono ancora azzardata a parlare con lui. Ah no? Probabilmente dovrei prendere il coraggio a due mani e andare a bussare alla sua porta. E beh, direi. Ecco qui la piccola. Mi alzo dal letto, determinata ad andare a parlare col mio bel pianista, quando una piccola furia invade la mia camera. I bambini a scuola sono tutti stupidi. Si stende sul mio letto, gambe e braccia spalancate. Sono stati cattivi con te? Lori mi guarda, sembra indecisa se rispondermi o meno. Aspetto, alzo gli occhi. Vabbè, dai, aspetto, non iniziamo subito male con lei, magari in questo gioco sarà meglio, chi lo sa. Un sorriso teso sulle labbra, recito mentalmente un mantra per cercare di mantenere la calma. C'è un bambino che mi infastidisce. Continua a ridere di me. Con un sorriso complice le rispondo: Sai, quando un bambino ti prende in giro, spesso è perché gli piaci. Lei mi guarda per un momento, occhi spalancati e gote arrossate, poi riprende velocemente il suo broncio annoiato. Dici stupidaggini, che ne puoi sapere? Non hai neanche un ragazzo. Tusce! Con la mia vita complicata non ho davvero avuto il tempo di pensarci. Ma non dispero. Vuoi giocare? Potrebbe essere un buon modo per distrarla e riportarla nella sua stanza. Sospira, come se la mia proposta l'annoiasse profondamente. No, vieni. A Volte mi sembra di lavorare con un dittatore in gonnella. Lori ha solo 6 anni, ma ha la sicurezza di una donna. E chissà come mai. Mi fa wow, ok. Mi fa entrare nella sua stanza e ci dirigiamo direttamente alla sua enorme cabina armadio che io trovo bellissima, cioè tipo la cabina dei miei sogni. La sto invidiando tantissimo in questo momento. Mi devo preparare per il ballo della signora appuntita e del signor senza testa. Mi serve un bel vestito. Sorrido, dai. Credevo che il signor senza testa avesse tagliato la gola alla signora appuntita. I soliti giochi macabri.
hanno fatto pace. Bisogna constatare che ci sarebbero meno divorzi se vivessimo nel mondo di Lori. Si è cambiata. Quindi eccomi qui, ad annuire in approvazione per la sua scelta di vestito, mentre prego che si stanchi velocemente di questo gioco. Dopo un'ora mi dice di averne abbastanza e mi chiede di lasciarla da sola, grazie al cielo. Alleluia! Quando torno nella mia stanza, mi accorgo di non essere da sola in corridoio. Chi c'è? Oddio, è lui! È Drogo! Come ogni volta che lo incontro, stringo i pugni e contraggo la mascella. Calma, cosina! Oddio, ci chiama così anche in questo gioco, cosina! È rimasto il soprannome! Mi è stato ordinato di comportarmi bene. Mi lancia un'occhiata di scherno, mi si avvicina con tanta grazia che sembra quasi stia galleggiando sul suolo. Ok, quanto mi fa strano vederlo in questo gioco sapendo che non è il suo di gioco. Magari ti mangerò più tardi, quando non avrò più San Nicolè alle calcagna. San Nicolè è bellissimo. Sono sconvolta. Cosa dovrei pensare? Svanisce con disinvoltura in fondo al corridoio. Sono davvero strani in questa famiglia. E non sai manco quanto strani ancora. Un po' scossa torno nella mia stanza. Non mi lascerò abbattere, ho fatto bene a venire qui. Ah, non mi lascerò abbattere perché noi siamo forti e determinate. Ho superato abbastanza difficoltà nella mia vita per lasciarmi sconfiggere da quei due. Il tempo passa e cala la notte. Il maniero è silenzioso, scuro. Dalla mia finestra riesco a malapena a vedere la strada più in basso. Mi perdo un attimo nei miei pensieri, quando, di colpo, sento nuovamente un suono, dolce e melodioso. Fa eco alla mia malinconia notturna. Peter sta ancora suonando. Dio, è così accattivante questo pezzo che suona al piano. Devi parlare con lui, ci hai perso tempo. Bene, ora basta. Ho fantasticato su di lui per giorni. Devo sforzarmi di parlare con lui. Nervosa, apro la porta della mia stanza per capire da dove arrivi questo suono. Non vorrei bussare alla porta di Drogo per sbaglio, non sia mai. La melodia proviene da una delle stanze un po' più lontane del corridoio. La porta della stanza è leggermente socchiusa e riesco a vedere una luce soffusa. Mi avvicino silenziosamente, come ipnotizzata. Non ho mai sentito una musica tanto triste e bella. È come se ogni nota si avvolgesse attorno al mio cuore, dolcemente, quasi con tenerezza. Allora, non sono la seconda, B. Mi è sempre piaciuto il suono del piano perché, nella realtà, il pianoforte è il mio strumento musicale preferito. Amo la musica classica, così sobria e tormentata. È una musica eterna. Senza far rumore, sbircio dentro la stanza. È poco illuminata. Vedo una grande libreria e alcuni poster sparsi qua e là sulle pareti. Ma i miei occhi vengono immediatamente attratti dal piano sul retro della stanza e dal ragazzo che lo sta suonando. La sua schiena è ampia, la vita stretta e ben definita. Riesco solo a vedere i suoi capelli d'ebano, spettinati, che gli accarezzano il collo. Bene, è il momento di lanciarsi. Vai, vai, Davina, vai! Sono veramente curiosa su di lui, mi intimidi. Sono veramente curiosa su di lui, voglio sapere tutto. Il suo modo di guardarmi, le volte in cui crede che non lo veda, mi fa venire voglia di avvicinarmi a lui. Ah, quindi Peter ci guarda di nascosto. Rimango un attimo a guardarlo suonare, catturata dalla sua musica, malinconica e delicata. Ma essendo un vampiro ci avrà già sentite, no? La sua testa si agita al ritmo delle note, come se il resto del mondo non esistesse più. Solo lui e il suo dolore, che esprime con le sue dita che scivolano sui tasti. In realtà dovrei andarmene, non è proprio il momento di conoscerci meglio, quindi indietreggio lentamente. Codarda! Il pavimento scricchiola sotto i miei piedi. Cavolo! Ok, e lui ovviamente si è girato e ci sta guardando. Ho a malapena il tempo di alzare lo sguardo, che lui è già di fronte a me. Deglutisco. Ops! È magnifico! I suoi capelli scuri e spettinati accarezzano un viso angelico dai tratti delicati.
Anche nella penombra riesco a vedere i suoi occhi di un verde brillante, ammalianti. Cavolo, è tanto bello quanto la sua musica. Che fai? Non dovresti essere qui. La sua voce è dolce, quasi soave. Ho sentito raramente una voce così bella, così particolare. Dovrebbe usarla più spesso. Sento le mie guance farsi rosse. Mi spiace averti disturbato, ho sentito della musica, quindi sono venuta a vedere. Mi guarda intensamente, come a valutarmi. Ok, questo è il suo modo di conoscermi. Perché no? Sono una ragazza aperta. Gli faccio complimenti, partiamo subito di complimenti. Suoni molto bene. Ho sentito raramente musica tanto sofisticata e al contempo così toccante. Lui ignora il mio commento, te pareva? Suono spesso il piano in tarda serata. Chiuderò la porta la prossima volta. Ti chiedo di non tornare. Come mi chiedi di non tornare, Peter? Ma scusa, ma io non lo so. La sua freddezza mi ferisce e non mi sento colpito. No, la sua freddezza mi ferisce perché non mi aspettavo che dicesse queste parole. È così misterioso, così freddo. Le sue parole mi fanno male. Sto solo cercando di conoscerci meglio. Voglio davvero conoscerlo, scoprire cosa nasconde dietro a quei begli occhi verdi. Ma non sembra volersi rivelare. Ok, mi sa che in questo gioco Peter sarà un osso duro. Il suo modo di rispondermi con tanta freddezza mi disturba, ma mi comporto come se nulla fosse. Hai composto tu questa musica? Sembra sorpreso dalla mia domanda. Sì, bene. Suscita la mia curiosità, ma sembra non essere ancora disposto a parlare con me. Insisto, perché le sue dita che scivolano sul piano mi affascinano davvero tanto. Solo le dita? Sei un musicista professionista? Sembra perso nei suoi pensieri, come se dei ricordi stessero vorticando nella sua testa. I suoi occhi si velano di tristezza. Oh, abbiamo toccato un punto dolente. Non più. Non più. Come può un ragazzo così giovane parlare in questo modo? Sta per chiudere la porta? Ma come? Ci sta buttando fuori? Mi scuso con lui, continuo a... No, io continuo a portare avanti la conversazione, voglio parlare con te, cavolo. Mi piace tanto ascoltarti suonare. Mi guarda attentamente, una strana espressione negli occhi. Senza un'altra parola, mi chiude la porta in faccia. Mi rendo conto di aver trattenuto il respiro. Ora posso riprendere fiato? Cioè, non ci posso credere, ci ha sbattuto fuori dalla stanza chiudendoci la porta in faccia, ma veramente, Peter? Ma perché? Quel che si dice è una chiacchierata fulminea. Che cafone, non importa, ma io ci sono rimasta malissimo, quindi che cafone, ma non si fa così. Mi premo contro la porta e dico, con tono di voce sommesso, avrei preferito uno scambio più caloroso. Non so se mi abbia sentita, certo che t'ho sentita. Torno nella mia stanza pensando alla sua strana personalità. Ho notato nei suoi occhi un pizzico di malinconia che mi ha toccata profondamente. E quel pezzo al piano. Voglio sapere di più su di lui. Non sembra essere molto disponibile, ma riuscirò a tirarlo fuori dal suo guscio. Sarò decisa, sarò discreta. Allora, conoscendo un po' lui com'è. Essere decisa secondo me non è la scelta giusta, cioè magari con Drogo sì, ma con lui secondo me bisogna essere discreti, quindi la B. Non penso di dover affrettare le cose e probabilmente ci vorrà del tempo perché riesca a domarlo, che è un cavallo. Torno a letto, quando sento la musica del piano riprendere debolmente. Sorrido, cerco di dormire, ascolto la musica. La musica è troppo ammaliante perché possa dormire, soprattutto dopo il confronto appena avuto con Peter. È così bello, eppure sembra così disperato, come se una parte di lui non fosse davvero qui, nel mondo reale, con me. La musica sembra stregarmi, come se fosse più magico che umano. Non so perché, ma mi sento connessa ad essa. Lo ascolto per un'altra ora, incapace di addormentarmi. Peter suona tutta la notte, non dorme. Chi sei, Peter? Sembri un diamante nero,
così luminoso e cupo. Mi alzo, prendo il libro. Decido di alzarmi. Non riesco più a stare ferma. Devo tenermi occupata per non pensare a tutte le cose che mi girano nella testa. Quando apro la finestra, il profumo della notte mi colpisce. Sento i versi degli animali notturni. In lontananza mi sembra anche di sentire un lupo. Anche qui c'è il lupo. La luna è alta nel cielo, illumina il giardino del maniero, con i suoi alberi, siepi e cespugli. È davvero bello. Guardo il mio telefono e mi accorgo che è già tardi. Forza, Davina, a letto! Sospiro e cerco nuovamente di addormentarmi. Se non ci riesco, domani sarà un disastro. La musica di Peter cambia leggermente, come se avesse udito le mie preghiere e volesse aiutarmi a trovare il sonno. La melodia è così dolce, come una ninna nanna, delicata e lenta. Sembra quasi che voglia costringermi a dormire. Può darsi che lui ci percepisce sveglia, ci sente. Questa musica mi fa scordare del disagio che mi provoca il maniero. Guardo fuori dalla finestra. C'è la luna piena. Allora noto, su nel cielo, il movimento di ali di un bianco brillante. È lei anche qui. È lei! Da quando sono arrivata a Mystery Spill, una civetta ha continuato a vegliare su di me. Apro la finestra per far indicare la mia presenza. Oh, eccola qui! Lei si avvicina e viene a posarsi sul bordo della mia finestra. Guardate, pensavo che in questo gioco, non lo so, cambiassero gli animali, invece no. Le faccio una carezza. La considero una presenza rassicurante in questo strano posto. Tento di accarezzarla. Lei non si tira indietro. Il mio rapporto con questo animale è così speciale che le ho persino dato un nome. E vabbè, ok, ma io già so come chiamarla. Anche in questo gioco io decido di chiamarla Tsuki. Sì, sono sicurissima, lei rimarrà sempre Tsuki per me. Tsuki emette uno stridio di soddisfazione e vola via di nuovo. Si allontana verso la foresta che si estende dietro il giardino del maniero. Chiudo la finestra e torno a sedermi a gambe incrociate sul mio letto. Chiudo gli occhi e mi concentro sulla melodia suonata da Peter. Pian piano riesco a prendere sonno. E ok, allora io mi fermo qui con questa prima parte della storia con Peter. Devo dire che già l'inizio mi piace tantissimo, anche se il suo personaggio è abbastanza particolare. È molto freddo, schivo, ci tiene a distanza. Non lo so, mi piace questa cosa, quindi dobbiamo un po' riuscire a rompere il ghiaccio con lui. Spero quindi che questo nuovo gioco vi piace, io aspetto ovviamente di leggere giù i vostri commenti. Vi ricordo di non commentare con il vero nome del gioco o dei personaggi, onde evitare problemi con il copyright, già lo sapete. Quindi mettetemi un bel like se siete felici che porto questo gioco. Se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video che porterò sul canale. Noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!